Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su Limbo, signori. Terzo episodio del nostro Minotorcia per vedere di portare avanti questa avventura e vedere di capirci qualcosa, perché nei due episodi precedenti sinceramente io non ci ho capito niente. Prima di partire con il video, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, soprattutto su Instagram, in cui vi aggiorno tramite le stories su quando faccio le live, sia su questa piattaforma che sull'altra, quella viola. Detto questo, un attimo di blocco. Detto questo, signori, niente, partiamo con il video. Ok, signori, noi eravamo arrivati in questo punto in cui eravamo diventati l'uomo ragno, praticamente. L'uomo ragno. Cerchiamo di capire un attimino che cazzo dobbiamo fare adesso. E continuiamo a saltellare come una ballerina volante. Ok, riusciamo a saltellare. Ma guarda che gran salti che riesce a fare il nostro mino torcia, tutto imbracato praticamente. Qua mi sa che ci facciamo male. L'inquadratura si sta allargando, ecco, ci siamo fatti male. Come voleva dimostrare, ci siamo fatti male, siamo morti male. Quindi aspetta un attimo, io devo saltare. Ecco, vedete che l'inquadratura si sta spostando. Scivola, 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 salta. Ma siamo dei pro, signori. L'omino torcio una volta lo puoi fregare, non due. Dai, 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 dai. Alta ingegneria questa, signori. Alta ingegneria che però te sta per schiacciare. Mamma mia, di come la sono vista brutta, raga. Stavo diventando una sottiletta, va bene. Il nostro omino torcia continua a saltellare. Dovremmo partecipare a qualche gara di salto. Signori, fermo. No, vabbè, dai, ma stiamo scherzando. Cioè, ma tutte lui le trova. Tutte le peggio di Fall Guys sto gioco, signori. Non ho parole, non ho parole. Bellissimo. No, 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 si sta avvicinando il ragno. Corri, zio, corri. Fai girare più veloce questa ruota, porca di una paletta ambriaca. No, 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 si sta riavvicinando il ragno, non lo voglio il ragno, non lo voglio il ragno. Aiuto, 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 è ancora incacchiato con me perché gli abbiamo rotto 8 zampe, signori. Ma l'abbiamo fatto per lui, aveva le unghie lunghe. No, 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 ok. Non so come ci siamo liberati dalla ragnatella, non siamo più l'uomo ragno, siamo tornati a essere l'omino torcia. L'omino torcia dal ciuffo bianco. Abbiamo un ciuffo bianco, signori, siamo il nuovo Margioglio. Siamo il nuovo Margioglio, signori. Non c'è nessuno di qua, no. Chiamatemi Margioglio. Come fanno? Come si chiama Margioglio di nome? Che cazzarola è quella cosa? Ma perché ci sono... Ehi, non ti muovere, sai. Ciao. Vengo in pace. Allora, quel pupazzo? Abbiamo perso... No, abbiamo perso il nostro ciuffo bianco. No, non siamo più Margioglio. Non siamo più Margioglio. Uff, che paranoia. Che paura che mi ha fatto quel cosino là. Ok. Mi sa che come collana non va molto bene questa cosa. No, 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 no. Scusatemi, e io come faccio? Ah. Lasciati, lasciati, lasciati. C'è un piccolissimo problema. Non mi ricordo come ci si lascia. Lanciati, lanciati. Ok, ce l'abbiamo fatta, porca di una miseria. Mamma mia, 3 ore per superare sta parte. Dai così, omino torcia. Dai che questa volta il collo ci è rimasto attaccato. Vola come il vento bonsai. Ok. È assurdo, non l'avevo minimamente vista. Inizia a farsi un po' complicato questo gioco. Però guardate come corriamo per le praterie. Perché l'inquadratura si sta allargando? Quando l'inquadratura si allarga non è mai niente di buono, signori. Quando l'inquadratura si allarga non è mai niente di buono. Allora, fatemi capire, l'omino torcia secondo voi riesce a fare questo salto? Non penso! Grande omino torcia! Mamma mia, c'ha le gambe secche secche, ma riesce a fare dei salti paurosi. E salta ancora! Bello così! Dai, omino torcia! Dai, omino torcia, che crediamo tutti in te! Crediamo tutti in te! Dai così! Mamma mia! Ok. Qui c'è la fottuta. Ok. Rompiti. 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 Come ti rompi tu, non si rompe nessuno, ci ha rotto la testa. Ok, siamo morti un bel po' di volte in questo livello, signori. In questo livello siamo morti un bel po' di volte, dai così, e una volta lo freghi l'omino torcia. L'omino torcia una volta lo puoi fregare. E dai, salta! Ok, no, 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 bello così.
Vedo cose strane in alto, signori, non mi piacciono per niente. Vedo cose strane in alto e non mi piacciono per niente. Madonna, come ci ha acchiappato al muro terribilmente. Sono diventati l'omino sottiletta più che l'omino torcia. Ok, questa parte non so che, come cazzo la farla. Siamo calmi, ok, qui cadiamo da quel lato. Ora, se io faccio così, ok, e salto, grande. T'ho fregato, sì, mi sono ammazzato da solo dopo però, ma quanto sono scemo. Ah, dai, omino torcia, ce la possiamo fare. Dai, omino Duracell. Omino Duracell, mi avevate dato dei soprannomi, ricordo, nei commenti precedenti, ma non me li ricordo proprio, perché poi voglio sapere com'è che riesce a, le sue gambette sottili riescono a resistere ai salti da un tronco all'altro e poi invece muore per una caduta di 2 cm praticamente. Va bene, non facciamoci troppe domande, stiamo calmi. L'inquadratura si sta riavvicinando, ci avviciniamo all'omino torcia, signori. Il nostro Duracell continua a correre imperterrito e ci sta. È di nuovo il ragno, mannaggia a te. È di nuovo il ragno, che vuole? Dai, 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 dai. Io c'ho paura a passare, lo so che mo' me frega. Posso salire? No, via, 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 via. Ok. No, chi sei? Ehi, 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 vieni qua. Ma chi era il tizio? Aspetta, non mi ricordo. Che cosa carina. E a che serve? Alta ingegneria, signori. Alta ingegneria. Ma a che serve? A spaventare forse che ci può essere un ragno. Ok, interessante, interessante. Dov'è quel tizio che... Ti è scappato il tizio. Allora, qui l'omino torcio non sa nuotare. Dura c'è nel dura le batterie con l'acqua non gli funzionano. Quindi saltiamo, vediamo l'acqua. Stiamo attenti a possibili trappole. Ehi! Ci stanno attaccando, signori. Ci stanno attaccando e ci hanno ammazzato pure male. Ci hanno ammazzato male. Non riusciamo a superare un copertone. Ma stiamo scherzando. Sali, omino torcia. Cioè, siamo riusciti a saltare prima una palla attaccata a un albero. E ora non riusciamo a saltare un copertone. Dai, 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 omino torcia. Ah, è infuocato. È un copertone infuocato. Stica. Ok, non prendo fuoco, questa è già una cosa importante. No, 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 no. Questa riesca a saltarla però. Bello così, t'ho fregato. Veloce, 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 veloce. Chi sono gli indigeni che ci stanno? Perché quelle persone mi vogliono male? Degli strani indigeni. Dai, 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 sali, 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 Duracell. Sali, Duracell, dai, dai, non ti scaricare adesso. Vai, Duracell, che recuperiamo, che troviamo una civiltà. Che gli indigeni, chi sono sti indigeni? L'inquadratura è sempre vicina. Dai, ci sta un altro impiccato. Allora, ci sta uno qui impiccato. Uno che è pronto con una corda a tirarmi la trappola. E questa cosa non mi piace per niente. Guarda come sta scappando. Guarda come sta scappando. Io lo so che appena passo. E quello è scappato pure, mannaggia. Io lo so che appena passo di qua la trappola si chiude. E lo sapevo io, mannaggia a voi e chi non ve lo dice pure. Lo sapevo io. Ma lui non si cala, quindi come faccio io? Ok, è la prima, te l'ho fregata. No, mi ha preso per il deretano, mannaggia. C'eravamo quasi riusciti, raga, c'eravamo quasi riusciti. Oh, ce l'abbiamo fatta, signori. Non so per quale volontà divina, ma ci siamo riusciti, ci siamo riusciti. Dai, salta qua, gli indigeni non ci fanno paura. Gli indigeni non ci fanno paura, signori. Cercheremo di capire. No, no, si sta tirando la corda, ma sei uno stronzo. No. Sono più scemo io che sono saltato sulle trappole. Sono più scemo io che sono saltato sulle trappole. Dai, omino Duracell. Dai, omino Duracell. Dai, 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 niente, niente. Si tirano la corda. Sono dei bastardi. Indigeni bastardi. Doppio salto carpiato. Grande così. Calma. Calma, 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 calma. Continuiamo ad andare avanti perché non vedo altra soluzione di... Che possiamo fare, signori? Stiamo calmi, stiamo calmi. Ci sono delle lucciole. Sta allargando. No, 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 no. Da quando sa nuotare? Appunto, non capivo da quando sapesse nuotare l'omino torcia. No, 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 c'è un ragno bruttissimo, signori. C'è un ragno bruttissimo. Che devo fare? Che devo fare, signori? Mi ha leggermente infilzato male. Sono morto, vero? Sì, sono morto. Come, che cazzo lo devo fare? Spingi, 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 spingi. Ah, era una barca da spingere. Salta, salta. Dai così, barchetta.
Dai così, dai così, dai, 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 quasi. Mannaggia. Ma noi dobbiamo riuscire a scappare velocemente. No, 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 Mare, dai, 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 salta, 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 dai minotorcia che ce la fai. Dai minotorcia, corri, 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 la gara dei 100 metri. La gara dei 100 metri, dai minotorcia che ce la possiamo fare. Dai così. No, 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 no. Bravo, bravo il ragnetto che ci aiuta. Bravo il ragnetto che ci aiuta e che siamo scemi noi. Calma che ce la facciamo. Lui mi deve tenere questo abbassato. E io devo riuscire a fare un salto di quelli tipo come se non ci fosse un domani. Bravo zio, bravo, bravo, bravo zio, bravo. Salta un minuto, c'è il grandissimo, bravo così. Dai, 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 dai. Butta la terra, saltaci sopra. Dai, 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 salta un minuto, c'è il grande, via così, via così, via così. No, no, ci siamo salvati. Non so come, ma ci siamo salvati, signori. Il ragno è solo un brutto ricordo, anche se là davanti c'è una palla pronta a caderci in faccia, che non è la cosa più bella del mondo. Detto questo, signori miei, io mi fermo qua per questo terzo episodio. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per le condivisioni e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui su questo canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!